festa a Santa Maria a Vico, per ricordare San Gabriele dell'Addolorata. L'intera comunità religiosa parrocchiale sarà coinvolta per i festeggiamenti che inizieranno venerdì 17 febbraio ed andranno avanti nelle prossime settimane fino a giungere nel mese di marzo, dove partiranno una serie di appuntamenti anche televisivi di livello nazionale. Nel palinsesto di TV 2000 e in diretta dal complesso monumentale di Santa Maria a Vico, ogni giorno in diretta sarà trasmessa la Santa Messa. A darci ulteriori dettagli è il parroco Don Giosuè Santoro. Il programma dei festeggiamenti di San Gabriele, come ogni anno, ha un suo bellissimo itinerario che inizia il 27 di gennaio con l'alzato del panno in mezzo alla piazza Vedovato e poi ogni sera il canto della novena della Madonna Addolorata, la corona dei sette dolori e poi la Santa Messa. E man mano così a prepararci al grande novenario che inizia dopodomani, giorno 17, dal 17 fino alla domenica dopo il 27, perché il giorno della domenica dopo il 27 si svolge la solenne processione. Quest'anno, per un dono grazie agli amici del Festival e all'Associazione Aura, giunge a Santa Maria la diretta televisiva di TV 2000 dal 1 marzo. Dal 1 marzo i giorni feriali alle ore 19, il sabato alle ore 7, 8:30 e 19, la domenica invece alle ore 7, alle ore 8:30, alle ore 19 TV 2000, mentre invece alle ore 10 Mediaset con canale 5. La festa di San Gabriele prevede in questo solenne novenario anche l'arrivo di molti paesi. Verranno dal Cilento, dall'Agro Nocerino, paesi che hanno avuto la gioia di avere la teca del santo con la costola attraverso una predicazione di una settimana che ha visto una settimana missionaria coinvolgere tutta la vita di queste parrocchie. Infatti giungeranno da Serre, da Controne, da Castelcivita e poi anche dalle altre zone del Cilento, Vallo della Lucania, Novi Velia, Ceraso, tanti altri paesi che sono tutti elencati l'uno all'altro, nonché dalla Valle dei Vicentini, le nostre realtà comunitarie, da Montecorvino, da Castiglione, ecco, elencarli tutti sarebbe enormemente un elenco che non mai finisce. Questo è un segno che San Gabriele si sta facendo anche lui picentino. San Gabriele è nato ad Assisi il 1 marzo del 1838. Muore di tubercolosi. Aveva 24 anni. Santo dei giovani perché è stato nominato compatrono dell'Azione Cattolica. E quest'anno per la prima volta accenderemo la fiaccola dei giovani. Ci sarà una comunità che viene da Montoro, Piano di Montoro, per accendere proprio la fiaccola dei giovani e poi San Gabriele restituirà la visita a questi giovani con la settimana missionaria, anche lì a Piano di Montoro.